L'ultima volta che ero qui a questo tavolo a presentare qualcosa era un bellissimo libro, un capolavoro sul Beato Angelico a Roma, scritto da questo signore che ho qui accanto. Quindi veramente fa piacere, diciamo, che ci siano questi circuiti che si ripresentano in qualche modo nel nome dell'Angelico, del quale tu giustamente hai sottolineato il rilievo centrale di questa pala, che noi soltanto con gli occhi della mente possiamo raffigurarci nella sua integrità. Mi pareva a me. Mi pareva a me. Ricomincio? No. Nella sua integrità e nella sua interezza. All'interno del corpus di un artista molto difficile, perché l'Angelico, io l'ho sempre trovato un artista molto difficile sia da capire che da collocare da un punto di vista storico-artistico, che anche proprio nella semplice ricostruzione filologica della cronologia, che non per nulla ha dato adito infatti ad una quantità di opinioni e proposte diverse che non sono ancora terminate e che sono ancora in fieri, in alcuni casi anche perché oggettivamente queste difficoltà esistono. L'amico Strelke, che sulla data della pala di Annalena, ha cambiato idea, insomma l'ha spostata in avanti di diversi anni, mentre prima se la immaginava antecedente la pala di San Marco. E quindi insomma ora io non sto a fare classifiche su chi è arrivato primo a mettere la bandierina sulla pala quadrata, no? Però il titolo del contributo della Crista è sbagliato, perché sicuramente non è la prima pala quadrata. Allora dice, però questa è una sacra conversazione. Va bene, allora diciamo, è la prima sacra conversazione quadrata, ma non la prima pala, a parte i presupposti che tu ci hai dato, ma l'Annunciazione del Prado, uno dei quadri più belli che mai siano stati concepiti, ce lo dimostra. E sulla questione delle date aggiungo brevissimamente qualche cosa, riprendendo anche quanto osservava Angelo Tartuffer in quanto ha detto all'inizio. Questa ricostruzione dell'Angelico adesso non più nel terzo ma addirittura nel secondo decennio del secolo è certamente larghissimamente ipotetica. È chiaro che qualche cosa ci doveva essere, perché insomma lui arriva gradatamente a certi risultati. Però ecco, non è buona filologia non mettere nemmeno un punto interrogativo quando si attribuiscono all'Angelico tre scomparti della predella dell'incoronazione della Vergine di Lorenzo Monaco, la quale viene datata fra 1411 e 14. Ora un Angelico nel 1411, ma non è sinceramente così facilmente immaginabile né ipotizzabile. Il problema, e anche questo è impossibile non accennarvi, visto anche la mostra di Cascia che io sono andato a vedere sabato scorso, il problema del rapporto con Masaccio. È vero, questo Strelke lo osserva, che noi siamo un po' troppo portati a esaminare l'Angelico soltanto in relazione col dipinto di Cascia. Quale fosse poi la sua forma, anche questo è da vedere, perché ci sono sul dietro le tracce di traverse che, se avesse avuto questa forma che ha adesso, sarebbero risultate visibili, cosa che non poteva quindi stare, di nuovo sulla questione del quadrato e non quadrato. E quindi sul rapporto con Masaccio certamente insomma ci sono molte cose da capire. Io non sono ancora pronto ad immaginare un Angelico che con sicurezza precede Masaccio di 2 anni, fa per dire, in opere come, non citata ma è la prima che mi viene alla mente, quella Madonna col Bambino già a Princeton nella collezione della Barbara Piasecka Johnson, che ora non so dove sia andata a finire perché credo che non sia più là, ma c'è poi. Ah, ecco, beh, meglio, perlomeno si sa dov'è. Che ora però è in vendita anche quella, no? La collezione Alana. Che poi possiedono per l'appunto anche uno degli scomparti della nostra pala di San Marco. E poi,
E poi c'è la Madonna di Cedri a Pisa, quella veramente massacrata, devo dire, da un restauro alcuni anni fa, purtroppo, pubblicata da Volpe con una grande intuizione. Insomma, il problema delle date, allora a questo punto è fra 1420, 21, 22, insomma, è veramente un argomento difficile. Sulla data di San Marco, quello lo sappiamo, ma per l'appunto poi è un'opera invece purtroppo molto rovinata. Insomma, le questioni sicuramente su tutta questa serie di cose rimangono. Non mi fermo sulla data del politico di Perugia, insomma, anche quello è interessante, il problema del rapporto con quadrato e non quadrato, ecco. Se come qualcuno vuole, allora una frase la dico, fosse davvero alla fine degli anni 40, quella forma non sarebbe facilmente compatibile con quanto oramai l'Angelico si era abituato a fare. Però anche lì vai a sapere, lo stesso Piero della Francesca a Perugia ha lasciato una cosa che è una specie di torta come forma esterna, diciamo, no? Difficilmente ipotizzabile, eppure l'ha fatta. Chiaramente qui c'entra la committenza. E a proposito di committenza, mi veniva da ragionare quando tu parlavi dei Medici e degli Strozzi, che insomma la storia ha le sue vendette. Qui nel museo la pala Strozzi e la pala Medici per eccellenza stanno a 2 mesi di distanza l'una dall'altra, no? Ci ha pensato veramente, come posso dire, la storia poi a pacificare le cose, a ridistribuirle e così via. Ora, quindi, sugli aspetti di carattere storico veramente non aggiungo altro, ma la questione dello stato di conservazione va effettivamente chiarita maggiormente, diciamo, di come può essere apparso anche dai comunicati che giustamente sono stati espressi, ma è difficile parlare di ripristino dei valori pittorici e cromatici, bisognerebbe sempre aggiungere per quanto possibile, naturalmente, noi lo sappiamo. Quindi questo è un quadro che è stato purtroppo ridotto ad una larva in un periodo che il bello studio della dottoressa Manzi ricostruisce per quanto possibile, nel senso che sappiamo a questo punto qual è un postquem e qual è un antequem. L'antequem è dato dal fatto che alcuni dei santi dei pilastrini purtroppo mostrano lo stesso genere di danni. Quindi siamo prima del 1809 quando c'è questa demolizione. Sul post possiamo essere meno precisi, ma anche lì siamo dopo la fine del 600 per altri discorsi. Quindi insomma questa distruzione con la lisciva è una cosa di fine 700 oppure dei primissimi dell'800. Un trattamento appunto con una sostanza fortissimamente alcalina, facilmente ottenibile da qualsiasi massaia e purtroppo a portata di mano, quindi di chiunque, che fra l'altro ha prodotto dei danni, come viene giustamente osservato nelle parti tecniche, che probabilmente non furono immediatamente percepibili, perché il problema di queste sostanze è che rimangono attive per sempre ad libitum, non solo, ma provocando un'apertura di crachelè, si procurano la possibilità di penetrare maggiormente proprio a seguito della loro stessa azione. Quindi è una situazione purtroppo irrecuperabile. Se non che, come spiega molto bene Caterina Toso nel suo eccellente contributo, gliel'avevo già detto, sono lieto di ripeterlo perché è spiegato tutto molto molto bene come si è verificato e quindi l'origine del danno, quello che ha fatto lei, eccetera eccetera. Allora, dicevo, dei trattamenti con cera e resina in passato si sono poi maggiormente diffusi penetrando appunto all'interno delle aperture che sono aperte sul film pittorico e quindi transitando negli stadi inferiori. Siccome non tutto il male viene per nuocere, se non altro la rimozione di questi strati ha potuto però giovarsi proprio del quel po' di coesione in più che quanto era penetrato all'interno senza possibilità in questo caso di estrazione, di richiamo alla superficie, quindi di rimozione, era rimasto quindi
nel corpo del manufatto. Ora va aggiunto, perché naturalmente vedo molti giovani qua giù e non tutti sono tenuti a sapere certe cose. Io sono stato il direttore di questo museo fra il 1979 e il 1988, quindi per 8 anni, e questa pala me la sono vista davanti tutti i giorni, e tutti i giorni ci ho pianto sopra, pensando davvero quanto avevamo perso e sapendo quello che era irrecuperabile. Mi sono sempre domandato, proprio una domanda che mi sono riproposto naturalmente ciclicamente negli anni, che genere di recupero avremmo potuto ottenere, in che cosa saremmo riusciti a migliorare un aspetto come quello la volta che qualcuno avesse avuto il coraggio o forse l'incoscienza di metterci le mani sopra. Sono contento che nel mio tempo vita, direbbe Baldini, ho potuto avere la risposta a questo proposito, perché meglio di così non era sicuramente possibile fare. Quindi si vede infinitamente di più rispetto a quello che si vedeva prima. Si parlava del paesaggio, guardate che anche nelle riproduzioni, anche nel libro, non si coglie invece il recupero visivo, per esempio, del verde dietro, come si ha scendendo al piano di sotto e guardandocelo direttamente. Quindi insomma c'è un ripristino davvero di valori formali che era probabilmente difficile immaginare che saremmo riusciti ad ottenere. Quindi dal punto di vista visivo, torno a ripetere, più di così non si poteva fare. Il principio fondamentale che mi fa apparentare questa situazione a quella di un altro, forse ancor più famoso dipinto, e cioè il Cenacolo di Leonardo, è stato che per la prima volta si è intervenuti non aggiungendo ma detraendo, togliendo. Perché fin qui tutto si era concentrato su fermare il colore, fermare i movimenti, ora passeremo poi al legno più avanti, così con appunto queste sostanze cero-resinose al di sopra, ma anche negli ultimi interventi, probabilmente anche in previsione della mostra del 1955, non si era affrontato questo problema tremendo, veramente da trattare soltanto con tutta la calma e la determinazione possibile, di intervenire proprio eliminando tutto quello che era possibile, lavorando quindi moltissimo a secco, microscopio, guardando e così via. Insomma, un problema davvero di estrema difficoltà che è stato risolto per quanto possibile, ritorno con questa terminologia, nella maniera più brillante. Sulla questione del supporto ligneo c'è anche qui una innovazione straordinaria, e questo ci conferma che molto spesso l'avevamo visto nella croce di Santa Maria Novella di Giotto: le innovazioni di carattere tecnico vanno insieme con quelle di carattere stilistico. È stata pensata non una semplice giunzione per spigoli vivi, come era assolutamente normale, ma con un sistema, come si dice in gergo, a tenone e mortasa, vale a dire con le tavole che si incastrano l'una nell'altra. Però poi, per mantenere la planarità dell'insieme, era stato studiato un sistema che era già stato descritto dall'opificio addirittura nel 1999, se non vado errato, grazie dell'immagine, e in un volume della serie alla quale appartiene ora questo 59esimo esemplare, pensiamo un po', è dedicato proprio alla conservazione e al restauro dei supporti. Vale a dire, ora io provo a spiegarlo, non è facilissimo. Fra una tavola e l'altra veniva scavato un alloggio a metà circa del quale veniva inserito un cilindretto di metallo al quale si aggrappava un gancio che attraversava le 3 traverse poste sul dietro, passando attraverso un'asola, e veniva fermato perché sulla parte che rimaneva all'esterno dell'asola era stato praticato un occhiello entro il quale veniva infilata una bietta, né più né meno come si fa con i telai dei dipinti su tela.
Sostanzialmente il discorso era questo e giustamente Marco Ciatti nella sua introduzione alla parte tecnica osserva che era un principio che poteva andare bene per quanto riguardava la connessione planare, diciamo in orizzontale, ma cozzava molto contro la possibilità di venire incontro ai movimenti sicuramente inevitabili nel senso della profondità, cioè nel movimento delle tavole che tendono ad imbarcarsi naturalmente e che in effetti queste biette e ganci hanno costretto tanto da provocare poi dei danni visibili che oltretutto rendevano quelle zone molto più facilmente attaccabili dai tarli, dove battevano proprio contro la parte ligna. Sono cose non facili da capire, bisogna naturalmente leggere il testo di Ciro Castelli, Andrea Santa Cesaria e altri colleghi, con solo, come posso dire, una raccomandazione postuma, nel senso che per capire meglio queste parti, che si valgono anche naturalmente di terminologie gergali non così diffuse, sarebbe necessario che le immagini fossero stampate a grandezza molto maggiore rispetto a come le vediamo adesso. Diciamo che sono più facilmente interpretabili per chi sa già di che cosa si tratta, ma meno a un certo punto per chi desidera di capire. Comunque, insomma, leggendo con attenzione ci si arriva. Ecco, quello che c'è, questo è un punto di carattere, se vogliamo, metodologico, teorico, sul quale vorrei fermarmi un momento, veniva osservato da Marco Ciatti naturalmente, che per quanto riguarda poi invece il ritocco, cioè il restauro pittorico, si era stati molto in dubbio se intervenire sulle cosiddette lacune mancanza, cioè qui riprendiamo sempre la terminologia delle teorie del restauro di Umberto Baldini, che sono piene di osservazioni di buon senso, anche se rese più complicate e meno accettabili da quelle di carattere teorico che non sono spesso facilmente condivisibili. Allora, Baldini distingueva comunque fra la lacuna perdita e la lacuna mancanza, va bene? Allora, la perdita è chiaro, dove la pittura non c'è più. La lacuna mancanza è quella che noi molto più normalmente chiamiamo un'abrasione, no? E quindi come tale può essere trattata e può essere anche non trattata. Teoricamente Baldini insisteva molto sul fatto che la lacuna mancanza non va trattata, va lasciata com'è perché riproduce la storia dell'oggetto. E quindi qui ci si allaccia a Brand e a tutti quelli prima di lui sull'importanza della storia, eccetera, eccetera. Ora la cosa però, secondo me, può ingenerare degli equivoci anche pericolosi, quindi io voglio essere molto chiaro su questo punto. La abrasione è accettabile e la lacuna mancanza è rispettabile quando appartengono ai processi di invecchiamento naturale o alla storia casuale dell'opera, non quando sono il risultato di un restauro sbagliato, di un intervento massacratore. Quello non ha nessun diritto di rimanere nella storia dell'opera. Se noi fossimo in grado di cancellarlo con un tocco di bacchetta magica, faremmo benissimo a farlo, perché, voglio dire, il rispetto che dobbiamo al Beato Angelico è ben altra cosa rispetto al nessun rispetto che dobbiamo all'ignoto massacratore tra 700 e 800. Quindi, insomma, bene ha fatto Caterina a intervenire con un lavoro molto puntuale di ricucitura, diciamo, in punta di pennello, né più né meno da come faceva Dino Dini negli affreschi che abbiamo nelle celle qua giù accanto. È tipico dell'affresco quel genere di intervento, ma può benissimo essere presente laddove si debba intervenire, ripeto, non su lacune ma su mancanze e abrasioni, come nel caso della tavola. Ora io, va bene, c'è da aggiungere naturalmente la presenza anche degli studi di carattere scientifico, di carattere chimico, penso a un eccellente amico ed ex collega come Giancarlo Lanterna, che è andato in pensione anche lui ora da poco tempo, di Carlo Lalli, anche lui altro pensionato, tutte queste vecchie, diciamo,
realtà del notificio che un poco alla volta se ne vanno, ma sostituite validamente. Questo è importante comunque sapere, che non c'è una rottura ed una interruzione drammatica nella trasmissione delle conoscenze, ma c'è piuttosto un passaggio di consegne. Questo ci fa veramente sperare per il futuro a tutti i livelli nell'opificio delle pietre dure. L'ultima cosa che rimane da dire è che questo, lo vediamo, è il questo 59esimo volume è a cura di Cecilia Frosinini. Qui facciamo naturalmente gli auguri e diamo un benvenuto ad un'altra veneziana. Parlavamo di Domenico Veneziano prima, qui abbiamo una Sandra veneziana, Sandra Rossi, che prende il testimone, ma soprattutto un pensiero molto molto autentico, amichevole, per quanto Cecilia Frosinini ha fatto in questi anni, sia per i lavori nella sezione di restauro dei dipinti alla Fortezza d'Abbasso, sia per presentare con forza in sede internazionale una technical art history dove veramente non ci sono subordinazioni e tutte le competenze sono compresenti alla stessa maniera e tutte partecipano alla stessa maniera con pari dignità, tanto da poter arrivare a risultati come quelli che si sono ottenuti nel restauro della grande pala dell'altar maggiore della Chiesa e che questo 59esimo volume della collana ci ha presentato in maniera così autorevole.